Purtroppo sono stato coinvolto in una, diciamo, in quella rissa finale dove sono entrato istintivamente nel dividere, nel proteggere alcuni miei compagni di squadra e mi sono ritrovato in una situazione, diciamo, non bella dove poi ho reagito d'istinto, ci tengo a precisare sbagliando perché non sono gesti che comunque, innanzitutto che mi appartengono, non sono gesti belli, sono molto rammaricato quando è successo, però è stato veramente un gesto molto, molto istintivo. Mi sono già scusato con chi di dovere, sia con alcuni giocatori del Bari e ripeto, con chi di dovere. Quindi spero che queste cose non accadano perché non sono belle né in primis per me né comunque per l'Avellino stesso. Pasquale, tu quando sei chiamato in causa rispondi sempre presente, hai dato sempre il tuo contributo, però ti hai riconosciuto anche il ruolo unanimemente di calciatore che fa gruppo e che riesce a stare lì a dare un contributo anche quando non sei in campo. Allora, da questo punto di vista ti chiedo come il gruppo sta arrivando a questa finale di stagione e anche in prospettiva ai playoff. Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole, per me sono molto piacevole sentire queste cose, ripeto, È la verità. grazie, grazie, ti ringrazio. No, il gruppo si sta preparando bene, abbiamo voglia di fare un grande finale di campionato, che ne mancano due, dobbiamo cercare di fare più punti possibili, ovvero le due vittorie per cercare di agguantare il secondo posto. Poi, ahimè, purtroppo dobbiamo anche sperare negli altri risultati. Vedremo, innanzitutto noi pensiamo a noi stessi, poi dopo vediamo gli altri. L'anno scorso hai vissuto i playoff fino alla semifinale contro il Padova. Quest'anno invece cosa serve? La proprietà ha chiesto uno step in più rispetto alla nostra stagione. Cosa serve per arrivare al traguardo finale? Sicuramente serve più determinazione e più voglia di fare. L'anno scorso siamo arrivati in semifinale, quest'anno dobbiamo arrivare in finale e vincere. Purtroppo lo step successivo è solo questo. Pasquale, visto che sono arrivate anche accuse alla squadra di mancanza di personalità per quello che è successo e si è visto a Bari, non tutti sono stati d'accordo su questo, però ti chiedo se ti sei dato una spiegazione, se voi nello spogliatoio vi siete dati una spiegazione il perché non avete vinto neanche uno scontro diretto finora. Guarda, una domanda che non ci siamo comunque posti nello spogliatoio, diciamo che sono partite, purtroppo ogni partita ha una storia a sé. Ahimè, i numeri non mentono, dicono che con le squadre di prima fascia abbiamo fatto pochissimi punti. Quindi al momento siamo inferiori a livello numerico Però siete lì. rispetto a loro, però siamo sempre lì. Quindi noi ce la giochiamo e speriamo di ribaltare comunque queste statistiche. Cioè, io immagino che voi ricordiate la lezione dell'anno scorso. Beh, Catanzaro vince, 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 andiamo a Cava dei Tirreni così e poi succede che Catanzaro non vince e noi non riusciamo a vincere la nostra volta. Quindi significa andare per vincere le due partite, poi si vede, perché altrimenti stavolta i rimpianti lasciamoli ad altri. Beh, come ci ho detto prima, noi dobbiamo pensare a noi. Cerchiamo di fare queste due vittorie, vediamo i risultati, poi dopo è inutile piangersi addosso perché ormai è passato. Quello che sarà, sarà. Dobbiamo pensare avanti, dobbiamo pensare positivo, altrimenti è inutile che scendiamo in campo per i playoff. La penso così. Purtroppo è stato fatto un campionato dove, ahimè, abbiamo fatto magari qualche pareggio in più, posso essere d'accordo, però comunque siamo lì ancora in lotta per il secondo posto. Fino alla fine noi sicuramente non molleremo e non ci tireremo mai indietro. Poi ripeto, arriveremo secondi, terzi, quarti, questo non lo posso sapere ora. Noi faremo il possibile per arrivare secondi. Poi quello che sarà, sarà. Piangerci addosso è inutile. Dobbiamo affrontare i playoff in maniera positiva perché poi i playoff è un altro campionato. Non vince sempre la squadra più forte, non vince la squadra che ha più voglia, che sta bene. E tutte queste componenti, serie di emozioni che possono andare a nostro favore. Pasquale, a bocce ferme però, non c'era quest'anno la Ternana dell'anno scorso. Nello spogliatoio ci avete pensato, cioè, o meglio, il campionato l'Avellino lo poteva portare a casa. La
squadra è una squadra importante, una squadra costruita sicuramente per vincere. C'è qualche rammarico? Rammarico ovviamente ci sta, perché ripeto, come ho detto prima, magari qualche pareggio in meno e ora stiamo parlando di tutt'altro, però io credo sempre che le squadre, i punti sono quello, cioè i punti che abbiamo sono quello che ci meritiamo. Purtroppo è la verità, è quella, è inutile ora dire se quei secco e ma, purtroppo non si vede da nessuna parte. I fatti parlano chiari, i numeri non mentono, questa è la classifica, ce la teniamo e cerchiamo di migliorarla fino alla fine.